si svolgerà il 31 dicembre a partire dalle ore 20 presso il Salone del Sacro Cuore a Campo Parmiano, organizzato in collaborazione del Comune di Ascoli, il PAS e la Zaretta in maniera particolare per l'organizzazione di questo evento. Il Capodanno di tutto nasce da diversi anni, che è una risposta che l'amministrazione comunale insieme a tutto quanto il mondo del volontariato ha voluto dare anche in questa giornata di festa, per poter permettere a tutte quante le persone che magari non hanno la possibilità di festeggiare il Capodanno, stanno sole, di poter vivere questo momento di gioia insieme a tutta quanta la città. Quindi una bella risposta data in questo momento a queste esigenze dei nostri concittadini che, ripeto, non hanno questa possibilità. Io faccio un invito anche a tutti quanti gli ascolani di poter andare magari anche per pochi minuti a salutare le persone che saranno presenti, perché è importante anche poter conoscere le storie di tante persone che hanno magari delle difficoltà che non sono solamente quelle economiche, ma tante volte anche sociali, di solitudine e altro. E quindi il mio invito è quello di poter magari andare prima anche qui al Sacro Cuore, per poter poi andare in Piazza del Popolo e festeggiare sicuramente insieme a tutti gli altri. Però la nostra volontà è anche questa, quella di far conoscere sempre di più alla nostra città le persone che hanno delle necessità, per poter capire anche meglio quello che avviene, quante esigenze ci sono, e soprattutto per poter anche aiutare, perché aiutare gli altri è la nostra massima aspirazione. Vogliamo che la città sotto questo profilo cresca sempre di più. Ecco perché noi l'11 novembre abbiamo firmato insieme quel protocollo di intesa proprio di contrasto alla povertà. Già noi insieme al PAS e alle altre associazioni, che ricordo sono 21, ci siamo riuniti diverse volte. Sta andando tutto avanti con la massima collaborazione, e di questo sinceramente l'assessore dei servizi sociali, ma anche il sindaco, dirà, siamo particolarmente orgogliosi. Anzi, l'occasione è gradita per ringraziare tutti quanti loro che insieme a noi stanno facendo veramente un bel lavoro. Poi io ripeto, di argomentazioni ce ne sono tante, ma vorrei far parlare soprattutto Pino Felicetti e Corrado Bruni, che da diversi anni seguono un po' questa manifestazione, che ripeto è un bel momento di festa e di solidarietà, dove la famosa parola inclusione trova casa. Quindi, prego. Ma io aggiungo solo questo a quello che ha detto l'assessore, che se ieri abbiamo provato a ricordare quando era nato il Capodanno di tutti, e probabilmente, quasi sicuramente, è nato nel 2007, no? Quindi questa dovrebbe essere la 13ª edizione. La caratteristica è stata sempre quella che ha detto l'assessore, cioè quello di dare la possibilità a chi Capodanno non lo festeggia di festeggiare, però non in modo dedicato di tutti, perché vuol dire che è un bozzetto di città dove ci vanno i bambini, le famiglie normali, le persone che hanno meno possibilità, le persone sole, come diceva. Quindi un Capodanno che non vuole essere fatta per, no? Ma fatta per insieme, e questa è la caratteristica. Ne abbiamo fatti di grandissimi, voi forse vi ricordate gli anni che abbiamo preso il Palasport di Monterocco con un capodanno di 600 persone, ne abbiamo fatti di più piccoli, ecco, adesso ci stiamo attestando su un numero, adesso che vi ricordate, su un numero che ci consente anche di avere un rapporto, una relazione umana, no? Un dialogo più facile. Da un punto di vista tecnico, io direi è il terzo anno che gestisco questa bella manifestazione, e come presidente dell'associazione Zaretta coordino un po' le varie forze in campo. Si tratta di un'azione corale, ma siamo solamente noi e il PAS, e
quindi per quanto riguarda la logistica che è scoperto, siamo come sempre in strettissima sinergia con il Comune di Ascoli, che anche con la passata amministrazione, con la presente soprattutto, ha mostrato la massima partecipazione per quanto riguarda qualunque cosa dovesse servire. Negli anni scorsi era avevamo sicuramente molto più bisogno di mezzi, di uomini, eccetera, eccetera. E si svolgerà come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio per farvi l'animazione e per fare stare in allegria un po' tutti, sempre, come diceva Dino Felicetti, nell'ottica dell'integrazione sociale. E in quella serata vedrete veramente un po' tutti, vedrete il direttore di banca come il povero, come l'ultimo della città, come la persona, come il professionista, vedrete un pochino tutti come piccoli, grandi, un po' tutti di dentro, che festeggiano i disabili. Vediamo, i disabili, avremo molti disabili dell'unità in casa di Gigi, e quindi vedete che ecco, c'è sempre l'ottica, è sempre quella, cioè quella di creare appunto un'integrazione. Avremo la location di quest'anno, sarà sicuramente molto comoda, meglio riscaldata rispetto agli anni scorsi, la sala per portiere del Sacro Cuore è molto grande, molto spaziosa, molto luminosa, eccetera eccetera, quindi voglio dire, avremo sicuramente molti comodi in più. E, ecco, io non vorrei aggiungere altro, cercheremo, ripeto, di fare l'animazione, faremo una bella tombola, e quindi insomma ecco, cercheremo di mettercela tutta per renderla una serata. Ma 650 forse è il massimo, 120-130 persone, diciamo così, anche per motivi di sicurezza, diciamo che è la potenza massima della sala, cercheremo insomma di mettercela un po' tutti, ma sempre nel un occhio alla sicurezza. Ovviamente l'opzione più privilegiati sono le categorie più svantaggiate, no? Hanno la precedenza. Certo, che hanno la precedenza a tavola. A tavola, cioè se qualcuno di noi no, rimane senza posto, volevo anche aggiungere questo, non non perché siamo presso una sala del comune, però che il capodanno di tutti è stata una felice collaborazione fin dall'inizio con il comune di Ascoli. Fin dall'inizio, cioè, era sentito come una manifestazione che portavamo avanti insieme, no? E quindi era proprio desiderata. Io ricordo sempre che la presenza del comune, del sindaco, degli assessori, eccetera, era sempre una presenza costante. Quindi è una cosa, diciamo, che ha anticipato il protocollo di e andremo avanti verso questa linea che mi sembra che è di grande collaborazione, perché i risultati si iniziano a vedere sotto vari profili. Quindi l'aspetto proprio del cibo, come organizzato, non è un caso che sono io che conduco le forze in campo, appunto perché cucineremo noi, metteremo in campo i nostri migliori cuochi. Quindi adesso dobbiamo ancora studiare un menù che sia alla presa del Capodanno, ovviamente, quindi certamente non un pasto frugale, sicuramente non sarà un pasto frugale. Poi per chi vorrà ci sono anche i numeri di Pino e Corrado, magari tramite... Sì, siamo quasi sold out, però... Sì, ecco, diciamo che siamo sold out, già altamente, però insomma, ecco, faremo del nostro meglio. Inizio. Adesso no, c'è stata uno scopo, che piccola stupida polemica, ma come dicevo con Franco Bruno ieri, se non si brinde non si è felici nella casa del Signore, cioè, si dimostrava una voglia di non pensare, no? A questo cantare insieme, ballare, insomma, le immagini l'anno scorso hanno andate sul web, ma non è che si stava facendo chissà che cosa. Ah, è un'espressione di condivisione, cioè, esatto. Non so che cosa possiamo dire. Possiamo dire che in chiesa si mangia tutti i giorni, criticare cosa? Che nella casa del Signore non si può avere un atteggiamento del genere. Noi saremo al Salone del Sacro Cuore, quindi qualsiasi tipo di problema. Non ci sono più problemi. Non ci sono più problemi. E se qualcuno farà un trenino in allegria, penso che al Salone del Sacro Cuore si potrà tranquillamente fare. Quindi ecco, diciamo che in questa maniera sono stati ecco, sistemati tutti, ma non vedo nemmeno il problema. Scusate, il Signore sarebbe stato contento delle gioie anche di trovare.
l'altro era una giovane, era sobria come era la cosa sbagliata, molto, e devo dire molto coinvolgente quella di... Perché quando si mette la politica per forza da tutte le parti si fanno anche queste figure, da chi logicamente tira fuori queste cose. Qui si sta parlando di tutt'altra roba, le polemiche dovrebbero stare proprio a zero. È un bel... cioè, in una società, in una città dove tutti quanti si mettono insieme per stare insieme, per aiutare anche le persone magari che hanno bisogno, abbiamo detto questo è un capodanno soprattutto per coloro i quali stanno soli, coloro i quali non hanno magari possibilità di vivere in allegria questo giorno. Devo dire che, come diceva giustamente Pino, lì ci trovate, ci troverete il direttore di banca al ragazzo disabile o al povero, saremo tutti quanti insieme per stare insieme con gioia. Quindi è questo, le critiche, penso che si critica anche questo, non so più quello che si deve fare. Portiamo pazienza, una benedizione credo che sia. Guarda, è stato fatto nel 2007, se io ricordo bene, la prima, sì, nel 2007, e poi è stata fatta una edizione, la seconda presso la Piazza Rola, la terza è stata fatta presso la SGL Carbon, nella mensa della SGL Carbon, poi la quarta e la quinta furono le due grandi capodanni che facemmo al Palazzetto dello Sport di Monterocco. Dopodiché per diverse volte è stata fatta presso il Ferrucci, no? Ecco, un pochettino più l'esperienza dei 600 del Palà, insomma, ci avevamo un po' provato in verità. Allora, in chiesa l'anno scorso. Gli ultimi due anni a Santa Maria di Arminas, sì. Quest'anno abbiamo cambiato soprattutto per il discorso anche del riscaldamento. Ah, è difficile riscaldare una chiesa così grande, in dicembre occorrevano 10 comuni che alle 8:30 del mattino lavoravano in secolo, quindi insomma era una cosa un po' difficile e si arrivava anche a temperature non proprio pericolissime. Di conseguenza quest'anno invece abbiamo un impianto all'altezza. Ma mi posso assicurare perché la sala la conosco, ci insegno danza. Cioè, dove si spegne e si muore di calcio. Perché è sovradimensionato. Quindi abbiamo il problema inverso. Sì. Voi chiudete a quale numero di persone? Diciamo un numero massimo. Sì, per la sicurezza al massimo 120 persone. Per la sicurezza, insomma, siamo così. Poi se c'è da 125 sarà uguale, eh. Un locale di ultima generazione, ma sicuro il legno e poi soprattutto è accessibile anche dai disabili dalla strada sopra. Esatto, è così. Abbiamo presentato un po' il tutto, aspettavamo te per un saluto. Bene, innanzitutto grazie, e noi anche ci saremo, e quindi dopo l'avvio del bus, anche il capodanno di tutti, è un momento anche per stare tutti insieme, per diciamo farci dare un augurio di speranza per il nuovo anno. E diciamo, in questi 6 mesi già abbiamo messo in campo dal bus anche il protocollo di intesa, quindi questa possibilità di fare rete. E per fare rete servono i protocolli, servono gli atti amministrativi, ma serve anche l'aspetto umano e sociale, che è quello di stare insieme. Quindi anche a Capodanno la possibilità di stare tutti insieme e far sentire anche chi sta più in difficoltà il conforto non solo dell'amministrazione ma anche di una comunità che si stringe tutti insieme, penso che sia un aspetto fondamentale. Noi ci teniamo molto al capodanno di tutti e quindi anche io e l'assessore andremo e saremo insieme a tutte le persone per cercare di far sentire un po' di conforto e, come dicevo prima, un po' di speranza verso il 2020. Colgo l'occasione per registrare che dopo l'apertura del pass si è visto proprio un
una volontà sempre più di fare sistema dal punto di vista della gestione delle difficoltà del sociale e delle povertà, quindi segnerà un po' un cambio di marcia verso una rete sempre più fitta come quella del protocollo. Quante persone saremo? Massimo 120. Bene, domande? Tutto ok. Mi chiedevo che se magari qualche non azienda in quel momento dovesse partecipare, perché lì non è come chiedere la risetta, no? All'entrata. Quindi come vi regolate? In genere proprio bravo. Abbiamo un tot di prenotazioni che abbiamo ricevuto, non so la comunità alza per quanto riguarda magari i carrozzati, eccetera, appunto per motivi logistici. E per il resto io ho anche altre prenotazioni da parte delle associazioni, eccetera, poi per il resto può venire. Sì, si fa posto. Si fa, cerchiamo. Però magari ci sono le associazioni che li fanno loro. No, noi apriamo le porte, come facciamo tutti i giorni da oltre 20 anni da Zaretta, apriamo le porte, appunto. Viene, non è un problema. In qualche maniera si farà. Sicuramente. Vi posso assicurare che di scrocconi in 23 anni ne ho visti 3, io non di più. Però tre scrocconi assicurati, che poi non è detto che fosse lo scrocconi, quindi io vengo adesso dal passo, da quale altra povertà potevamo. Stavamo iniziando a servire il pranzo, no? E vi garantisco che le persone sono molto contente di venire, mi sembra una nuova location. E poi sono molto allegre, no? Mi mette allegria la sala, insomma. Sono ancora raccomandato alla chiesa, che avevo gettato, dico fatela bella, mi raccomando, fatela bella veramente, insomma, quindi c'è riuscito effettivamente, perché probabilmente avrete visto, insomma, hanno fatto bella cosa, ci sta. Si deve andare avanti bene, non serve. Sì. Tutti i giorni. Quanti accessi giornali ci sono? Siamo sempre sulla media di 50-55, vediamo per tutto il 70. Però siamo attrezzati, adesso siamo attrezzati, abbiamo il self-service, abbiamo 48 posti a tavola, larghi, comodi, comodi, e quindi insomma tanti volontari che vi aiutano con self. Siamo più di 80 volontari che lo seguono settimanale e 5 domenicali, insomma, siamo abbastanza. Ci rivolgono perché insomma le esigenze.